vorremmo parlare di un compositore triestino che è sostanzialmente molto poco conosciuto, ma che ha, è stato recentemente pubblicato. I suoi brani pianistici sono stati ripubblicati e anche è stata fatta una registrazione. Si tratta di Silvio Mix. Chi è stato Silvio Mix? Silvio Mix è stato un fenomeno veramente sui generis, del tutto particolare. Un compositore nato a Trieste, di origini lontane origini ungheresi, suo non cognome originariamente veniva scritto M-I-C-K-S, emigrato, trasferitosi in realtà con la famiglia, probabilmente attorno al 1913-1914 a Firenze, quindi in età adolescenziale. Mix è nato nel 1900, morto giovanissimo perché ha 27 anni, nel 1927 scompare improvvisamente in un viaggio, tra l'altro di ritorno da Parigi, dove aveva atteso ad uno dei suoi ultimi lavori. Silvio Mix era legato al futurismo, nello specifico al secondo futurismo, anche per motivi anagrafici, no? Quindi dopo gli anni 20, 22, 23 era molto vicino allo stesso Marinetti, a cui tra l'altro ha dedicato un lavoro pianistico, a Franco Casavola, a Balilla Pratella, a Marasco e ad altri musicisti, artisti, letterati, poeti, futuristi. È stato un fenomeno veramente di notevole forza, direi, premesso che della sua biografia si sa veramente pochissimo. Da quello che si è riuscito a capire, ad esempio, sembra che non abbia mai avuto modo di seguire regolari studi musicali. Deve essere stato un po' una sorta di autodidatta, probabilmente con alcuni consigli ricevuti un po' di qua, un po' di là. La cosa stupefacente è che alcuni lavori scritti in adolescenza denotano invece una maturità e un pensiero compositivo davvero notevoli, veramente notevoli. Purtroppo la giovane morte, la morte in età giovanile e il fatto che i suoi lavori non siano stati pubblicati se non in modo abbastanza episodico, cioè su riviste, tramite una piccola casa editoriale che lui stesso gestiva, tutto questo non ha contribuito certo alla sua notorietà, né tantomeno all'esecuzione di sue musiche. Per Mix era un nome che girava, il fenomeno futurista mi ha sempre affascinato per certe cose, ecco, pur lasciandomi soprattutto un po' perplesso, ecco, diciamo che poi quello che è successo proprio col secondo futurismo, il legame con il fascismo, sono cose che mi piacciono decisamente di meno, ecco. Da altri lati, ecco, questo invece, soprattutto a livello di arti figurative, ad esempio in quegli anni abbiamo l'unico movimento che l'Italia abbia saputo sviluppare. Nella musica un po' di meno, e questo è anche forse fonte di molti pregiudizi, nel senso, i musicisti futuristi nei loro manifesti descrivevano un'idea della musica a dir poco avanguardistica. Si parlava di enarmonia come concetto di totale, cioè non più di cromatico ma di suoni che stanno microtonali. Si parlava di poliritmia nel senso di ritmi imbizzarriti, sovrapposti senza alcuna relazione fra di loro. Si parlava di non sviluppo, si parlava di uso del rumore. Ecco, concetti che se uno li legge si può immaginare chissà che razza di paesaggi sonori futuribili, più che futuristici addirittura. Poi, ecco, vai a sentire anche i lavori più importanti e resti deluso, perché di questo c'è molto poco. Ma ecco, spazzato via questo genere di pregiudizio, perché di tale si tratta, rimane il fatto che ci siano dei lavori molto interessanti, e secondo me questi di Mix sono di primissima importanza.
Ora, facendo un passo indietro, appunto, io ho conosciuto relativamente tardi la musica di Silvio Mix. Se lo posso dire, lo faccio volentieri, è stato perché grazie al dottor Stefano Bianchi, che è il conservatore del Museo Teatrale Schmidl di Trieste, un gran cultore dell'argomento, nonché primo biografo di Silvio Mix, lui mi ha coinvolto nel 2010 in un progetto che vedeva l'esecuzione di sue musiche nell'ambito di un paio di concerti. Più tardi, alcuni anni fa, una casa editrice di nuova generazione, gestita tra l'altro da una persona a me molto vicina, che è il mezzosoprano Anna Bonitatibus, che oltre ad essere una cantante lirica di carriera internazionale ha anche degli interessi molto variegati, ha deciso di dedicare parte del suo tempo all'edizione di musiche italiane, musiche prevalentemente vocali, ma non solo. Ecco, avendomi ella chiesto se pensavo che lavori pianistici di qualche compositore italiano, magari fra i meno battuti, fosse meritevole di attenzione, io ho suggerito immediatamente il nome di Silvio Mix, senza pensarci sopra. Ecco, questo è stato il prologo a un lavoro di ricerca sulle fonti veramente complicato, perché purtroppo, oltre a ritrovare appunto alcune riviste dove due o tre brani sono stati pubblicati, alcune riedizioni, ma si parla veramente di tre lavori, di quattro lavori, di pochissimo, non è stato possibile accedere a nulla di più fino al momento in cui si è ritrovata l'ultima erede, credo, vivente di Silvio Mix, che tra l'altro vive in Brasile. Quindi ecco, per poter accedere a quello che è l'archivio Mix, ci abbiamo messo un paio d'anni con vari spostamenti quasi intercontinentali. E devo dire la totale collaborazione della signora appunto Silvia la Regina, questo è il nome dell'erede di Mix. L'archivio è tuttora in condizioni di difficile consultazione perché è smembrato, parte sta in un deposito a Roma, parte sta in Brasile. Siamo riusciti però in questo modo a ricostruire tutte quello che abbiamo trovato delle opere pianistiche che lui ha scritto, addirittura trovandone un paio che non avevano riscontri nemmeno in letteratura, quindi delle novità assolute. Se posso entrare forse a livello un attimino tecnico, perché penso che sia quello l'importante, la retorica di Mix, cioè parlo proprio di retorica, come dire, di semantica generale, è interessantissima. Allora, Mix in questi suoi lavori, se vogliamo peraltro aprire il discorso, è lo stesso anche su quel poco che conosciamo dei lavori orchestrali e cameristici. Mix ha una sostanziale sfiducia nelle grandi forme. Lui lavorava su brani di durata e di dimensioni sempre molto ridotte. Anche lo stesso modo di lavorare su questo, premetto che non è necessariamente un fatto di mancanza di capacità, secondo me è proprio una questione, una scelta progettuale. È la stessa scelta che qualche anno dopo farà Anton Webern, per cui ecco, non, sicuramente contatti con Webern Mix non ne ha avuti, ma può essere anche, voglio dire, uno specchio di quei tempi che non necessariamente sono terminati, magari continuano anche oggi. Detto questo, Mix ha un pensiero musicale interessantissimo. Lui lavorava, è già difficile parlare di temi, ad esempio, lui lavorava su cellule. Uno dei suoi lavori, intitolato Omaggio a Stravinsky, prende un frammento tematico da Petrushka, di Stravinsky, dal balletto Petrushka, lo riduce a cellula di tre o quattro suoni e lo utilizza in un modo curiosissimo. Cioè, questa cellula viene
reiterata anche ossessivamente, viene giustapposta, viene contrapposta, viene trasportata, ma non c'è mai quello che si dice lo sviluppo, nel senso canonico del termine, no? Che è un pensiero di estrema modernità. Io se devo pensare a chi lavorasse in questo modo, mi viene, ecco, dei compositori di quegli anni, mi viene in mente sicuramente Janacek, lo Janacek maturo, che peraltro non ha fatto scuola perché era troppo particolare, no? Troppo, e saltando varie generazioni, chi lavorava con le cellule era Franco Donatoni. Per cui, ecco, il pensiero era veramente di estremo interesse. Rimane il fatto di questa morte a 27 anni, morte misteriosa perché appunto avviene su un treno, se non sbaglio in provincia di Varese, che ha così frantumato la possibilità di vedere cosa sarebbe uscito da questa mente qualche decennio dopo, ecco, chissà cosa sarebbe potuto uscirne. Dunque, chi volesse conoscere Nix a questo punto può farlo ordinando alla casa Consonante questo fascicolo che lei ha curato, e però ci sono anche delle registrazioni. Sì, credo che sia in corso, sia in progetto ancora la registrazione di tutti questi lavori pianistici. Qualcuno è già facilmente reperibile sui canali, diciamo, consueti, su YouTube, ecco, per essere specifici. Consonarte ha in progetto appunto una registrazione sistematica di tutti questi lavori. Speriamo che adesso, dopo questi 2 anni di paralisi lavorativa, questo venga più facile la realizzazione, ecco, di tutto questo. Grazie.